Allora Francesco, non so, cioè, complimenti perché oramai parto sempre così, continua così perché stai andando veramente forte. Un'analisi sulla partita tua. No, era una partita molto difficile, soprattutto perché comunque non dico che eravamo obbligati a vincere, però era molto importante vincere perché loro erano sotto di noi. Siamo stati bravi a cogliere questa occasione, dobbiamo andare avanti così, con questa voglia, questa cattiveria che ci ha contraddistinto oggi. Francesco, una curiosità più che una domanda legata alla partita, il salto da primavera a prima squadra. Tu giochi con la stessa naturalezza, con la stessa tranquillità almeno apparente, ecco un po' quello che si diceva l'anno scorso per la personalità, la tranquillità in campo, si diceva di Bruno Fernandes. Ecco, il salto primavera a prima squadra si sentirà perché si sentirà, però non lo fai vedere. Questo è un complimento molto bello perché a parte Bruno comunque è un giocatore impressionante, quindi mi fa piacere di questo. E poi comunque quando ero piccolo era sempre stato il mio punto debole questo e con ascoltando i mister e tutti i compagni di squadra comunque sto cercando di crescere sotto questo aspetto e speriamo che di continuare così. Ecco, negli ultimi minuti di partita bisogna sempre stare concentrati perché l'errore del singolo può caratterizzare la partita e l'intero campionato. Ecco, come si lavora sulla concentrazione per un difensore centrale e per un ragazzo giovane come te? Beh, la concentrazione per noi difensori è dall'inizio alla fine perché noi dobbiamo sbagliare il meno possibile, anche perché sennò rischiamo di prendere gol. Quindi cerchi sempre di leggere le situazioni prima degli altri e comunque lavorare insieme alla linea difensiva. Comunque ci parliamo tanto, quindi dobbiamo essere concentrati su qualsiasi palla. France, ora che siamo tornati a vincere, una mezza battuta la voglio fare. Quando è che ci regali il primo gol in Serie B? Speriamo il prima possibile, guarda. Prima possibile. La regina ha cominciato con una sola vera punta e poi ne ha inserite tre, anche se qualcuno giocava all'esterno nel secondo tempo. Come sono cambiate per voi le consegne in difesa nel finale? Beh, comunque loro tenevano alto l'esterno a sinistra, a destra loro, quindi comunque giocavano sempre con due punte alte. Poi è entrato Girardi, cercavano più lanci lunghi, però c'era Di Michele che comunque era imprevedibile, ti attaccava lo spazio, ti veniva incontro, quindi era più difficile quando giocava Di Michele punta centrale che quando è entrato Girardi.